Le speranze e salvezza del Piacenza hanno nomi nuovi, quelli di Ugo Campagnaro e di Claudio Ferrarese. 3 gol in 2, la punta di un iceberg contro cui l'inconsistente Perugia di oggi si è sgretolato. Cagni ha azzeccato tutto, a cominciare dalla scelta di schierare il centrocampo a 5, ma forse la differenza l'ha fatta la fame di vittorie, e in questo il Perugia è sembrato una squadra sazia. Il mal di schiena blocca in extremis Orlandoni, a destra nelle immagini, secondo portiere del Piacenza. E allora Cagni si affida a Maurizio Franzone, 33 anni, ingaggiato a febbraio, mentre si trovava in Brasile per il mondiale di beach soccer. 5° minuto, Maresca va al tiro, la palla finisce sul piede di Hubner, il centravanti prova la conclusione, c'è un rimpallo, il più lesto è Di Francesco ed è il gol con cui il Piacenza sblocca il risultato. Il primo intervento di Franzone sulla punizione di Miccoli, il terzo portiere del Piacenza, il titolare guarda il ben se la cava. Il Piacenza presidia bene le fasce, Marchionni a destra, Cristante a sinistra, sul cross di quest'ultimo Campagnaro al volo firma il 2-0. Ugo Armando Campagnaro, 22 anni, pescato la scorsa estate dalla Serie C argentina. Da un corner il 3-0, Baiocco l'autore del traversone, Di Francesco ci prova ma senza fortuna, il pallone resta lì, la difesa del Perugia non è reattiva, Hubner sì. Gol, il 9° stagionale, il 66esimo in Serie A per l'attaccante. Siamo 3-0. Grosso e Blasi ammoniti, salteranno per squalifica la prossima partita con il Brescia. E Blasi, brutto intervento su De Cesare, rischia anche il rosso. Ripresa, accorcia subito le distanze il Perugia, punizione di Zemaria. Succede in un contesto tattico cambiato. Nel Piacenza fuori De Cesare, Hubner unica punta, dentro Ferrarese che va a sinistra con Cristante terzino destro. Nel Perugia Vrizza se Berrettoni per Caracciole milanese, Cosmi abbozza il tridente. Cagni non è contento, a fargli tornare il sorriso provvede Campagnaro, 18esimo, sinistro dal limite con la difesa del Perugia colta in contropiede, doppietta per il giovane argentino, siamo 4-1. Il Piacenza dilaga, Maresca, grande secondo tempo al pari di Baiocco, evita Calace, va al tiro da posizione impossibile, palo esterno. E al 23esimo cross di Francesco, Ferrarese è libero di saltare di testa, la palla sfiora il palo. Il Perugia segna con Vrizas, Bolognino annulla per fuorigioco e allora Cagni, per non correre rischi, toglie il giovanissimo Abate, inserisce in difesa l'esperto Lamacchi, ma la vittoria ormai è in cassaforte. Il gran gol di Ferrarese, tiro al volo su cross di Marchionni, ne amplifica ulteriormente le dimensioni, 5-1 al 35esimo, fuori Hubner, esausto dentro Zerbigna, qui solo un grande intervento di Kalac nega la rete, ancora una punizione di Zemaria con Franzone salvato dal palo e poi tutti negli spogliatoi. Piacenza batte Perugia 5-1, linea che torna a Roma.